siamo qui. Rodrigo Borgia è diventato un messaggero adesso? Era necessario, vostra santità. La morte del Duca di Milano cambia molte cose. Dite davvero? Le alleanze degli uomini sono molto fragili. Persino le città cambiano di mano facilmente come il denaro. Fintanto che Dio è dalla nostra parte. Amen. Mi è stato riferito che Lorenzo de' Medici non mostra molto rispetto per la nostra posizione. È la verità. Ma voi potete costringerlo ad obbedirvi. Firenze è debole ora. Possiamo trarne vantaggio. Con il vostro aiuto possiamo... Non fa parte dei miei compiti a consentire alla morte di alcuno, Rodrigo. Ma ciò che mi sta a cuore è il bene della Repubblica di Firenze. Pertanto sono pronto a offrirvi il mio supporto spirituale. Un mio supporto militare, per assicurare che venga mantenuto l'ordine e preservato l'onore della Santa Sede, Rodrigo. Potete contare su di me, vostra santità. Cercando l'uomo che è appena entrato. Dovete averlo visto. Da che parte è andato? Oggi è stato un giorno molto tranquillo. Non ho visto altri che voi. Aveva il capo coperto da un cappuccio. Indossava abiti neri. Non posso aiutarvi. Forse Dio potrà. Pregate e troverete la risposta. La vostra lama non vi aiuterà, assassino. Ciò che accadrà ora dipende da voi. Avete delle qualità uniche. Giovanni. È così che vi chiamate, vero? Qualità che sarei molto lieto di avere dalla mia parte.
E qual è questa parte? La parte che vincerà una guerra di cui ignorate persino l'esistenza. Il mondo sta cambiando sotto i vostri piedi, Giovanni. Unitevi a noi e vivrete a lungo per vederlo. Borgia, anch'io conosco il vostro nome e so anche come andrà a finire. Con le vostre fantasie infrante e la lama di un assassino nella gola. Staremo a vedere. È tutto vostro. Prendetelo. Quella lama ti ha quasi trafitto il cuore. Non hai detto una parola da quando sei tornato. Che cosa sta succedendo, Giovanna? L'omicidio di Sforza è stato soltanto l'inizio. Si tratta di una cospirazione, mia dolce Maria. Sono certo che il prossimo passo verrà compiuto qui, a Firenze. Oh, Madonna. Sono preoccupato per la vita del Magnifico, per il destino degli alleati del nostro... Padre! Padre! C'è padre Maffei. Vuole che andiate con lui immediatamente. Non è solo. Sotto ci sono degli uomini armati. Calmati, figliolo. Perché Lorenzo De Medici dovrebbe mandarti delle guardie? Non lo so. Va a dire a padre Maffei che sono già andato via. Devo guadagnare tempo. Federico, tuo padre conta su di te. Tu sei il maggiore. Proteggi la famiglia. Va. Ho già detto che mio padre non è qui. Andate via. Ma
E non osate più dubitare delle parole di un auditore! O sarà peggio per voi! Le sue indagini minacciano il nostro piano. Non preoccupatevi. Penserò io a quel Giovanni. Ho già in mente qualcosa per lui. Dopodiché, niente ostacolerà più il nostro cammino. Si addensano sul cielo di Firenze e il tempo sta scadendo. Il nemico è più vicino di quanto pensassi. La battaglia finale è alle porte. Ogni uomo è mortale. Ogni vita giunge alla fine. Ma alcune cose non cambieranno mai. Noi siamo gli auditori di Firenze. Noi siamo assassini.